Buonasera a tutti, benvenuti e siamo orgogliosi di ospitarvi nel nostro spazio eventi. Abbiamo molti ospiti insieme a noi che ringraziamo. 18 anni fa abbiamo cominciato a starci nell'avventura delle moto, il mio papà è partito tutto da lì. Se il motorsport è performance, bisogna vincere, bisogna andare al parco chiuso alla domenica, perché dopo non vale più niente. Noi con questo progetto abbiamo già vinto. Il 511 non è solo un team motociclistico al femminile, ma è prima di tutto una piattaforma che vuole dare supporto ai giovani talenti del motorsport. Alessandro Dal Bianco. Sicuramente l'anno scorso per me è stata una grande stagione, siamo vice campioni italiani, quindi quest'anno puntiamo chiaramente al titolo, quello un pochino più grosso. Darei il benvenuto sul palco innanzitutto alla team manager, nonché prima di tutto pilota, Sandra Stamon, Sara Sanger e Jessica Omo. Il nostro team coordinator, Sabrina Tupelli. Io ricevo una chiamata per far parte di un team di femminile, bellissimo. E l'atmosfera è molto buona e siamo pronte, a tutto. I 511 Racing Team Trento. Raccontaci un po' come nasce il tuo progetto legato alla fondazione Homo Faber. In carcere a Como, dove da 17 anni mi occupo di questo centro stampa, che è un centro di formazione per detenuti, ho 30 uomini e in tutti questi anni che non mi bastava lavorare dentro me li sono portata a casa e quindi nel momento in cui escono riprendono in mano la vita dentro tre aspetti: affettivo, un luogo dove stare, cioè una casa, un ricominciare a credere in sé. Questa è Homo Faber. Complimenti. Cristina, sei una chef pluripremiata. Innanzitutto grazie mille per avermi invitato, però come credo altre persone anche io sono rimasta estremamente sorpresa di essere contattata, però poi in realtà aveva un senso. Voi avete già vinto, avete riscritto la storia. Il glass ring di cui si parla tanto, voi l'avete sfondato. Le ragazze di domani, i ragazzini di domani, quando penseranno a un motociclista, non penseranno più solo a un uomo motociclista, penseranno può essere una donna o un uomo, indifferentemente. Quindi voi la storia l'avete già riscritta ed è esattamente quello che io ho fatto, tento di fare ogni giorno, perché questo è quello per cui io sono nata. Grazie. Grazie a te, meraviglioso. Elena, tu invece hai contribuito in modo determinante come team principal al successo dello Sky VR. Esatto, cosa ci vuoi dire? È stata un'esperienza fantastica, ho avuto l'occasione di lavorare con tantissimi talenti come siete voi, ma è una grande soddisfazione oggi essere qui e vi ringrazio, perché vedere delle donne oggi pronte in tutti i settori, in tutto il box, complimenti. Vi seguirò con tutto il cuore, verrò a tifare e verrò nel box con voi tutte le volte. Arrivato 8 anni fa in questo sport, in mezzo a tanti uomini, fantastici, bravissimi, Albi e Lucio, meravigliosi, mi hanno insegnato a conoscere questo mondo di passione, un mondo dove dovete metterci tutte voi stesse, parlarvi, comunicare. Il box è casa vostra, lo sapete meglio di me, e lì dovete far fatica, perché parte tutto da lì. Grazie a Patrizia Colombo, Cristina Bauerman ed Elena Tifatti. Alexia Papi, meccanico. Alessandra Mancini, telemetrista. Cristina Bercelloni,